Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Esistono voci belle e voci brutte? Vediamo insieme. Cantare in Libertà. Come per la bellezza delle persone, anche la bellezza di una voce ha una sua soggettività. Cioè, a chi può piacere una voce più scura, a chi piace una voce più acuta, più chiara, però ovviamente esistono delle oggettività, cioè se una ragazza o un uomo è bello, cioè, uguale per le voci, se una voce è bella e affascinante, rimane tale un po' per tutti. Però spesso non è la voce a essere brutta, ma è il suo utilizzo. Spesso io sento parlare persone che non cambiano mai l'intonazione della voce, continuano a parlare sempre con lo stesso tono, la stessa cadenza, senza mai cambiare tono, senza mai cambiare niente, senza mai... Vi ho già annoiato, oppure state continuando a guardare questo video? Vi prego, cambiate subito canale! Questo è un po' quello che succede se uno parla in maniera monotona. Ti viene da impazzire, perché... Oppure c'è gente che parla sempre così e tu non riesci a seguirla. Quindi in realtà non esistono voci belle e voci brutte. Esiste gente che sa parlare e sa cantare e gente che lo fa meno perché magari non utilizza tutti i colori, oppure un cambio di volume improvviso o un'altezza del suono che improvvisamente ricrea un attimo, riporta l'attenzione e così via. Quindi imparare a utilizzare la voce la rende sicuramente più affascinante. Nome, età, da dove vieni e perché sei qui? Mi chiamo Mario Montemurro, vengo da Matera, ho 41 anni e vorrei cantare. Il prossimo! Ciao a tutti, mi chiamo Mario Montemurro, vengo da Matera, ho 41 anni e mi piace tantissimo cantare. Il prossimo! Buongiorno, mi chiamo Mario Montemurro, vengo da Matera, ho 41 anni e mi piace cantare. Tantissimo. Le faremo sapere. Buongiorno a tutti, mi chiamo Mario Montemurro, vengo da Matera, ho 41 anni e sono qui per cantare. A volte si può pensare che una giusta dizione ci possa far migliorare questo. Sicuramente sì, però più che la dizione è proprio la cadenza che a volte ci porta a stonare, sia quando parliamo che quando cantiamo. Ad esempio, nella mia città si parla in maniera un po' lenta, un po' flemmatica. Non finiamo mai le parole, perché noi siamo fatti così, che non già c'è, che veniamo da una civiltà che è contadina e va rilento e quindi ci portiamo questo strascico dietro. Ovviamente se non devi utilizzare la voce per cantare o se non devi fare il presentatore o non devi fare nulla di questo, questa cadenza va benissimo utilizzarla. Però se vuoi utilizzare la voce al meglio è giusto finire le parole, magari fare un corso anche, non lo so, di dizione, però prestare molta attenzione, fare molta attenzione ogni tanto a cambiare il colore della voce, a alzarla un po' a volte, eccetera, eccetera, tutte le cose che già abbiamo detto. E ricordiamoci che se noi parliamo bene, facciamo un corso di dizione e riusciamo a parlare correttamente, non sempre diciamo le cose giuste. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.